Miss Ramesi Abruzzo 2023, eh? Oh! Alice Staffilano! Seconda classificata Ilenia La Torre! L'altro marzo di fiori! Fragole con il champagne, fragole sotto la luna, sarà più l'altro di là. Attenzione, sentiamola bene. Jessica Frate è la Miss Cinema Dr. Klein, insomma, ti aspettavi questa vittoria? Assolutamente no, totalmente inaspettata, però sono molto emozionata e felice. Senti, a chi dedichiamo questa vittoria? A nonna, che purtroppo non c'è più, se n'è andata via 3 mesi fa. Insomma, però nel dolore e la gioia di poter dedicare questa importante tappa. Stacchi di diritto il biglietto per la prefinale nazionale, quindi bisognerà fare le valigie, ma c'è ancora l'appuntamento, quello del 1° settembre con Miss Abruzzo. Come ti ci stai preparando emotivamente? Ora molto bene, sono felice, parteciperò con grande emozione. Domani che giorno sarà? Un giorno meraviglioso, credo. Spero di riuscire a dormire. Come festeggerai, come sarà la tua colazione e poi il pranzo? Colazione, cornetto con la Nutella, il pranzo, non lo so, magari una lasagna. Alice, nel frattempo che ammicchi giustamente al pubblico presente, anche per te com'è stato viverti questo momento che è anche di celebrazione di un lungo percorso? Insomma, Miss Abruzzo ti attende, ma soprattutto questa sera intanto Miss Framesi è la fascia che ti appartiene. È stato molto emozionante, inaspettato, e sono felicissima di intraprendere questo percorso anche con le altre ragazze che sono fantastiche. Ti aspettavi di vincere, ti aspettavi insomma che la giuria decidesse che fossi tu la Miss Framesi? No, assolutamente no, infatti ci sono rimasta molto sorpresa e mi sono anche molto molto emozionata. A chi vogliamo dedicare questa vittoria? La dedico a tutte le persone che mi sostengono sempre, la mia famiglia, mia nonna e la mia migliore amica che purtroppo è venuta a mancare, ma so che mi avrebbe sostenuto, quindi io continuo. E come festeggeremo domani? Festeggeremo con tutta la famiglia al mare insieme, ridendo, così. Insomma, Leandro Pollastrelli da sindaco prima e oggi da insomma non carica istituzionale ha voluto in maniera, come dire, inderogabile riportare nuovamente Miss Italia qui a Colonnella per eleggere tra l'altro 2 fasce questa sera, Miss Cinema e Miss Framesi. Una serata splendida, 2 splendide ragazze, insomma la grande soddisfazione per aver messo in piedi anche quest'anno il concorso di bellezza per eccellenza per l'Italia e l'Abruzzo. Beh, sicuramente una bella serata, una bella manifestazione partecipata. Diciamo che chiudiamo in bellezza tutta l'estate colonnellese, insomma. Ci tenevo più che altro perché questa scalinata, che è una delle più belle d'Abruzzo, merita una manifestazione di questo tipo dove la bellezza la fa la padrona. E quindi ecco, insomma, io come ex sindaco ci tenevo che questa manifestazione si facesse. Lei ha mantenuto impegno, insomma, che la tradizione Miss Italia si perpetrasse ancora negli anni, ma con lei qualcuno ha già detto che Miss Italia sarà presente anche il prossimo anno. Ma sicuramente sì, non molleremo questa manifestazione. Miss Italia, sogno e realtà.
Stasera danziamo per il nostro amato ospite d'onore, Fester Adams. Vedono dei blocchi di cemento armato, consumati dalle voci che ho buttato, e poi ho bruciato come fosse uno spartito che ho riempito sia di note che di lacrime. Ma non è facile, però ci riuscirò, lo so, ci riuscirò. Sono fragili le mie gambe su queste scale mobili, e poi ti immagini una vita sì, ma con noi due. Quelle piramidi e gli occhi lucidi sono ancora fragili, le mie gambe su queste scale mobili, e poi ti immagini una vita sì, ma con noi due. Ehi, quelle piramidi e gli occhi lucidi, yeah. A volte non distingo neanche il vero dal falso, dal marcio. Nulla è qui cambiato, ma lo spero davvero dall'alto. Vedo queste nuvole che sono sempre più grigie, penso che sia inutile fare le valigie. Quelle facce stupide facevo da bambina, pensavo fosse facile, il tempo non finiva mai, mai. Adesso cosa fai? Me lo chiedono tutti, per stesso te ne vai, siamo tutti distrutti. Su mare sempre scalzi con i piedi asciutti, mi chiedevo sulla spiaggia chissà dove mi porti, e no. Ti ho lasciato, nascerò, non avrò paura più del tuo maestrale, non voglio più affondare. Io nascerò, per me solo ancora nascerò. Nessun vento mi potrà più fare male, ormai affronto il mare. Grazie per essere stati in nostra compagnia, lo ha detto il presidente Pecchini, ci saremo anche il prossimo anno. Grazie alla giuria di Miss Cinema, grazie alla giuria di Miss Frametti, grazie all'intero staff, a quanti hanno permesso la riuscita di questa serata, e grazie soprattutto alle ragazze per essere state con noi a vivere questa tournée 2023 di Miss Italia per Miss Abruzzo. E ricordate, la bellezza ha un solo marchio, ma soprattutto vive e brilla sotto una sola stella, quella di Miss Italia. Ciao! Encore une fois je vois tes balles, la vie m'a fait pour une môme. Tu m'as dit on dit, regarde comme le monde est beau. Dis-moi avec les mots parce que j'ai pas trop d'ego. Mais ne pense pas que tout peut se tenir par la force. Avec le temps j'ai pris des rides, éviter des mines. Pour ton attention j'aurais traversé le Nil. Pour toi jamais rien ne va, pas toujours pour une folle. Pas de la pourtant, c'est yo, toujours pas gâté. Les responsables de tous mes mots.